Ti sei mai chiesto quali sono i problemi inaspettati che possono sorgere in una relazione di coppia? Io sono Gerry Grassi, sono uno psicologo e oggi voglio parlarti di tre problemi che forse non ti aspetti di incontrare in una relazione, ma che possono avere un impatto estremamente significativo. Le relazioni di coppia sono ovviamente qualcosa di complesso e spesso i problemi che emergono non sono quelli che ci aspettiamo. Oggi voglio condividere con te tre problemi meno ovvi che possono influenzare negativamente una relazione, ma che spesso passano un po', come dire, inosservati. Numero 1, l'assenza di novità. Potrebbe sembrare strano, ma la routine e la prevedibilità possono diventare dei veri e propri nemici di una relazione. All'inizio tutto è nuovo e tutto può essere eccitante, ma col passare del tempo le abitudini prendono il sopravvento. La mancanza di novità può portare alla noia e di conseguenza alla distanza emotiva. Che fare quindi? Introduci dei piccoli cambiamenti nella tua routine, sorprenditi reciprocamente con gesti inaspettati e cerca nuove attività da fare insieme per mantenere viva la scintilla. Numero 2, la comunicazione non verbale. Molto spesso diamo per scontato quello che comunichiamo con il linguaggio del nostro corpo, le espressioni facciali e il tono della nostra voce. Tuttavia, questi elementi possono trasmettere dei messaggi molto potenti, talvolta più potenti delle parole stesse. La mancanza di consapevolezza riguardo alla comunicazione non verbale può creare delle incomprensioni e delle tensioni. Fai attenzione non solo a ciò che dici, ma anche a come lo dici. È molto molto importante. Un sorriso, un tocco gentile, un tono di voce caldo possono fare tutta la differenza del mondo. Numero 3, gli spazi personali. Un altro problema inaspettato è la mancanza di spazi personali all'interno di una relazione. È importante passare del tempo insieme, ma è altrettanto fondamentale avere del tempo per noi stessi. La fusione totale può portare a una perdita di identità e a dei sentimenti di soffocamento. Incoraggia quindi il tuo partner a coltivare i propri interessi e fai lo stesso per te. Questo non solo rafforzerà la vostra individualità, ma renderà il tempo passato insieme ancora più prezioso. Come al solito, la nostra amica consapevolezza, essere consapevoli di questi problemi meno evidenti può aiutarti a prevenirli, a prevenire i conflitti e a costruire una relazione più forte e soddisfacente. Ricorda che ogni relazione richiede impegno e attenzione costante. Non temere di affrontare questi problemi e di lavorare insieme per superarli. Qualora tu volessi partecipare al corso gratuito che ho creato, ideato e pensato per tutti coloro che hanno qualche difficoltà da questo punto di vista, devi fare solo l'iscrizione a Comunicazione efficace di coppia, il videocorso gratuito che puoi guardare tranquillamente, liberamente e che ti darà già degli strumenti molto potenti per iniziare a sbloccare tutto ciò che sta portando qualche difficoltà nell'ambito della tua relazione. Io sono Gerry Grassi, sono uno psicologo e spero che questi consigli ti siano stati utili. Se vuoi approfondire questo e altri temi legati alla psicologia, alle relazioni e alla crescita personale, continua a seguirmi, metti un like e iscriviti al canale. Grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima.